Sarebbero più di 18 milioni i turisti stranieri intenzionati a vivere una vacanza in Italia nel prossimo mese di agosto. A rivelarlo è una nota dell'Istituto Demoscopica che fotografa quel che potrebbe accadere tra pochi giorni nelle principali località turistiche del bel paese. Nell'estate scorsa, nella nostra penisola, si registrarono poco più di 17 milioni e mezzo di arrivi, pari a poco meno di 84 milioni di pernottamenti. Quest'anno gli arrivi supereranno i 18 milioni e i pernottamenti gli 85 milioni. In altri termini, i turisti stranieri in arrivo sono 565 mila in più rispetto all'anno scorso, un flusso turistico estivo che porterà nel nostro paese quasi 19 miliardi di euro, nonostante l'aumento dei prezzi, pari a quasi il 4% sul paniere turistico, e due croniche emergenze ambientali italiane, la siccità e gli incendi. È di ieri la notizia dell'incendio doloso a Vieste, nel Gargano, che ha imposto l'evacuazione di più di 500 turisti, ma anche la mancanza d'acqua sta suscitando crescenti preoccupazioni. Secondo l'Osservatorio sulle risorse idriche, tra tre settimane nel centro-sud non ci sarà più acqua per l'agricoltura, ma si moltiplicheranno anche i razionamenti dell'acqua potabile. E in Sicilia, come denunciato anche dalla stampa inglese e americana, cresce il timore di perdere per la siccità, oltre ai raccolti, anche i turisti.